circostanza si autorizza in forma del tutto eccezionale, in considerazione che l'autorizzazione, nell'attesa di predisporre apposito regolamento, può essere concessa a testate giornalistico-televisive oppure a giornalisti pubblici iscritti negli appositi albi. Quindi per la seduta di appropriamente questa costituisce autorizzazione alla ripresa dei lavori che da qualche cominceranno. Però è opportuno, come dire, non c'è pregiudizio valido dal punto di vista formale adeguarsi alla normativa del riferimento. Prima ancora di dare rispondere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, io credo che sia opportuno per un momento, che non è un atto formale, ma è un atto sostanziale di grande sensibilità, un momento di raccoglimento per queste vittime che provengono dall'Africa, che ormai costituiscono una situazione locale e al di là delle posizioni politiche che ciascun partito e ciascuna autorità di governo rappresenta sulla vicenda e sull'argomento, io credo che dinanzi a chi domani che subiscono questa sorte e questa fine, l'atto di sensibilità di un'istituzione pubblica come il Consiglio Comunale non può acquistarsi dinanzi all'opinione degli altri. Quindi chiedo. Per approfondire e stabilire un idoneo programma con visibilità e trasparenza.
pensate che una delle aree, la Bezzetta, ancora deve essere completata, ed è stato molto, se non interveniva massicciamente la regione, ancora avremmo aspettato, si arriva l'esposizione che una parte dello spazio assegnato alla regione siciliana fosse così come altre. Il bando di Gaza è uscito, non l'ha partecipato nessuno. Parlerà di cose che per l'Italia ci dà una linea di rassegna, ci chiamano di sacca, e
eccetera, con opere filmografiche e discografiche che sono state ambientate negli scenari dei tempi, eccetera. E qui dovremmo proiettare il nostro film di promozione e marketing. Per questa partecipazione non c'è ancora un progetto definito al 100%, però noi ci stiamo preparando poi con alcuni problemi. Quello con alcune cose di un po' di impatto così economico un po' più grande, ma contiamo di tirare il resto della partecipazione anche alla nostra ceramica, alla nostra produzione normale. Questo per esempio per un altro settore dove noi stiamo però lavorando, che, ma di cui parleremo dopo, se non siamo più slow fish, eccetera, dal 14 al 17 di maggio, che era la cosa più impellente su cui ci siamo concentrati. Quindi parteciperemo con un progetto nostro assieme al GAL, assieme al GAL, e poi con un altro progetto, una manifestazione di interesse indetta dall'assessorato attività produttiva, dove coinvolge pure le eccellenze produttive della Sicilia, e noi qui partecipiamo con questo progetto che hanno stilato. Voglio dire questo, sto rispondendo io, ma su questa cosa ci siamo impegnati tutti gli assessori, il sindaco, altri consiglieri, perché ho dovuto veramente presentare di Gabriella Pinzano, di Santino, di Salvo, che veramente hanno lavorato a questo e stiamo continuando a lavorarci. E quindi abbiamo stilato questo progetto dove c'è presente pure i nostri capisaldi, il liceo artistico, che già sta preparando alcuni bambini per partecipare al suo ufficio, ma nello stesso tempo ha preparato la grande altra progetto, 40, che dovrebbe essere già è finita, sta scegliendo, e quanto prima sarà completa per andare. Quindi ci ritorno. Oh, dicevo, 2020 sì, sono sempre un po' più di quello che sta. Ma io voglio anche ci sarà una pedale, no, tutta la differenza è senza pedale o capitale, e poi la bambina che hanno messo alle scuole, riprende i movimenti della bambina del nuovo, però la diventa molte volte in più, perché ci dicevano non sapere la rispetto. E con questo progetto, quindi sotto comprensivo. Il Parco dei Neboli ha definito il programma con cui partecipare, che sicuramente all'interno del quale saremo presenti. Quindi avremo diversi ingressi a Firenze, una decina di cose, sicuramente dove ci faranno essere presenti. Ecco, questo complessivamente è l'idea. Poi nei particolari posso dire che pensiamo di portare una giara grande decorata, la montagna, una giara grezza che è la nostra immagine, il nostro logo. Avevamo pensato di fare una grande linea, però cioè, i costi erano un po'
e poi concedendo tutto il partigiano, c'era visto che per realizzare una cinquantina di bandiere grandi, 2,40 per 2,40 dal 29 al maggio al 2 giugno, ora subito aveva cominciato, allora già ora ce l'ho qua stampato, la direttiva è cominciato, c'è un mese di tempo per fare un partito, ci possiamo. Poi il dicevo che il progetto più della leggente è stato nominato il comitato dei concertini, abbiamo detto c'è, e poi un'altra cosa importante che proprio ieri abbiamo scaricato una parte a Palazzo D'Arbia e una parte a Maria Conza in un'aula di quella variante, il laboratorio di ceramica che è previsto nel progetto Orlando Contemporaneo che stiamo portando avanti assieme a quello di lavoro Orlando e Ficarra. Ficarra c'è un laboratorio della scultura della mia, Santo Stefano laboratorio di ceramica, a Orlando un laboratorio di grafica avanzata contemporanea, sì. Tutti e tre i comuni dovrebbero essere messi poi in circuito immediato per diversi anni con tutta una serie di telecamere che fanno in tempo, come si dice, reale, collegandosi a vedere quello che succede nei tre comuni. È un progetto grosso di 500.000 euro, come di Santo Stefano ha partecipato con 10.000 euro. Momento solo, perché le norme di partecipazione sono tre.
nazionale non sono subito dal 1° maggio. Noi andremo a luglio e dal 31 agosto a 6 settembre con il Paggio e con il DAL dal 20 al 26. Con l'assessorato di Lucia ancora dobbiamo vedere. Dal 20 al 26 con il DAL dal 31 agosto, 30 agosto al 6 settembre il parco della città. E poi ci sono tante settimane in cui noi potremo entrare con gli altri soggetti che abbiamo, che però ancora devono essere tutto definito dalla regione. essere presentato in termini di promozione a Expo in un
destinati a essere considerati collaterali, ci conviene si prestano a iniziative a diventare strumento di promozione della nostra della noi abbiamo ragionato con un percentuale, intanto non lo diciamo perché ma diciamo perché è la costatazione di un elemento di fatto. Quando noi abbiamo redatto e presentato in assessorato un progetto di partecipazione a scuola, a quel momento eravamo l'unico comune che alla data richiesta dall'assessorato attività produttive e dalla assessorato regionale all'agricoltura si erano presentati con un progetto compiuto e definito rispetto a un programma di partecipazione che un comune e un territorio volevano offrire all'attenzione dei soggetti deputati a finanziare per i programmi che sono tradizionalmente gli assessorati regionali. Di questo io voglio ringraziare praticamente due giovani tecnici di Santo Stefano, Gabriele Lenzana e Santino Di Santo, ai quali va il plauso di tutti noi perché con dedizione, con passione e in maniera assolutamente gratuita si sono dedicati alla realizzazione tanto del progetto che riguarda la partecipazione di Santo Stefano a Scopisci quanto al progetto di partecipazione di Santo Stefano alle scuole. Tornando per solo per un attimo, Scopisci può apparire come un acronimo privo di contenuto, perché probabilmente a tanti di noi, come per primo, fino a qualche settimana fa era assolutamente sconosciuta questa rassegna. Ho scoperto invece essere la rassegna che riguarda il cibo di mare, che viene dal mare più importante al mondo che si realizza, e si realizza in una cornice di straordinaria bellezza che è quella del porto antico di Genova. Da un rapporto di collaborazione con il fondo regionale, con la condotta da tempo, è nata l'idea quindi della partecipazione del nostro comune anche a questa importante e rispetto alla quale proprio nei giorni scorsi, come ricordava Filippo, abbiamo finalmente avuto il piacere e anche l'onore di essere stati individuati come portavolori, come portabandiere di tutti i CAC, di tutti i 17, di tutti gli 11 CAC presenti sul territorio siciliano. Le ceramiche di Santo Stefano, i pannelli realizzati dagli alunni e dagli allievi, dagli alunni della scuola media, dagli alunni della scuola elementare e i pannelli realizzati dagli allievi del liceo artistico diventeranno gli oggetti simbolo di tutti i CAC della Sicilia. La Sicilia verrà rappresentata nel suo padiglione di partecipazione al Profish proprio da questi elementi simboli. Abbiamo voluto unire a questi elementi simboli, ricordava Filippo, non mi ricordo, la riproduzione anch'essa in ceramica della vecchia pescheria con annesso di pescato anch'esso realizzato in ceramica. Come vedete, Santo Stefano dunque all'interno di questi importanti appuntamenti non si presenterà come farà la stragrande maggioranza dei comuni con un banale pannello riproducente fotografico, riproducente qualche scorcio del territorio o qualche prodotto agroalimentare di particolare momento, ma sarà in grado di portare elementi simbolo, oggetti simbolo di una qualità di produzione dell'ambiente ceramica sicuramente importante. Io credo che noi possiamo ancora di più avere ulteriori spazi e acquisire ulteriori opportunità di partecipazione. Qui Filippo, insomma, sicuramente una partecipazione ulteriore potrà essere quella del comune individuale, ancorché limitata e circoscritta. Sicuramente un momento di partecipazione ulteriore, già richiestoci e sollecitato, può essere quello relativo alla settimana che va dal 20 al 26 luglio, che è una settimana in cui tutti i GAC siciliani e tutti i GAL siciliani
esporranno i prodotti di eccellenza del food, e noi ci siamo già proposti come comune, come soggetto che vuole accompagnare la rappresentazione e la presentazione di questi elementi di eccellenza del food con i propri tavoli, i piatti, le sedie, tutto ciò che può essere considerato. Ma l'appuntamento blu è quello al quale come comune siamo già stati, per il quale comune siamo stati già individuati, che è quello che va dal 30 di agosto al 6 di settembre. E l'appuntamento blu perché l'appuntamento blu, questo è quello del bar. Sì, è l'appuntamento blu perché l'appuntamento blu di tutto Expo è il periodo in cui sono concentrate tutte le visite dei capi di Stato. Infatti se andate alla ricerca di un biglietto aereo o una possibilità di pernottamento per quel periodo, già da ora che siamo a distanza di 4 mesi, però diventa difficile se non a costi particolarmente esosi. E in quella settimana di presenza della nostra realtà artigianale ad Expo, noi non porteremo semplicemente gli oggetti a cui facevo riferimento, oggetti che penso che non verranno prima portati a Genova, poi trasferiti in Sicilia, poi rifiutati, andranno direttamente da Genova a Expo per essere esposti nel periodo che va dal 20 al 26 luglio e permanere fino al periodo di settembre a cui facevo precedentemente. Questo tratto di tempo che va dal 26 luglio ad agosto, troveremo un posto dove poterli in assoluta sicurezza depositare. Oggetti pari, allora gli oggetti di Slow Fish. Il primo appuntamento è Slow Fish. Come vediamo? Slow Fish. Slow Fish è ora dal 14 al 18. Questi mannelli da Genova verranno portati a Milano per partecipare nella settimana dedicata ai cani e ai cani come, diciamo, elemento simbolo rappresentativo dei cani e dei cani di tutta la Sicilia. Ma noi con cani? No, quella è la settimana dedicata a tutti i cani. Gli elementi simbolo di Santa Stefano verranno acquisiti dai cani, da tutti i cani e da tutti i cani. Hanno già fatto una riunione in assessorato dove ogni cane contribuirà a una cifra simbolica di 6.000 euro per la realizzazione degli elementi simbolo. Questi elementi simbolo sono stati già individuati a proposto all'attenzione di tutti. Dicevo che quella è la settimana più importante di partecipazione, quella del mese di agosto. Noi a quella settimana siamo stati chiamati, come anche la settimana di presenza del canale del CAC, non solo ad offrire un supporto di natura come dire, espositiva con la messa a disposizione dei tavoli, ma anche a fornire un supporto fisico con la presenza in loco per l'attività di animazione di decoratrici e di tornanti. E stavamo ragionando che in questo panorama, in questo contesto, probabilmente sarebbe una cosa molto bella poter portare qualcuno dei bambini che ha partecipato alla realizzazione di questo bellissimo pannello che hanno fatto gli alunni della scuola elementare, così come sarebbe estremamente importante far fare un'esperienza di questo genere anche a qualcuno
di Piazza San Pasquale, storicamente, si lega al banditore, ci vuole una cosa. Questa cosa non si fa in battuta locale. Ma Cazzari, da questo punto di vista, una delle ipotesi che abbiamo preso in considerazione è nell'ultima riunione fatta a Sant'Agata con i comuni del parco, senza non raccogliere alla montagna la proposta di Pepe Maschi, che a quel momento non era nota, perché non pensata da nessuno, è stata invece quella di consentire la partecipazione dei cantori del venerdì santo, perché altre realtà, altri comuni sono stati proprio nella settimana che va dal 30 di agosto al 7 di settembre sollecitati a concorrere all'animazione che dura circa 12 ore al giorno, mettendo a disposizione chi ne ha facoltà di poterne disporre, o gruppi musicali o comunque gruppi espressione gratuito. In questa direzione noi, senza ancora avere consultato nemmeno gli stessi cantori, abbiamo detto che utilizzare i cantori per fare un veicolo per il passato, perché ci saranno altri comuni che nella settimana dell'animazione porteranno il nuovo, diciamo, gruppi rappresentativi. Stavamo parlando di Snow Fish, però, cioè il consigliere Lucifero ha detto, per quanto riguarda Snow Fish, quando ci sarà qualcuno che... Parlava dei cantori per rappresentare un po'. Non ci sarà qualcuno che fa il cantore perché non l'abbiamo previsto. Due luoghi di fede più importanti da questo punto di vista.
delle brochure informative che saranno offerte e veicolate tanto in lingua italiana quanto in lingua inglese, sia ai tour operator che anche ai normali visitatori che graviteranno non solo nel nostro comune ma anche nei villaggi, nelle strutture turistico-ricettive presenti nel nostro vicino a Santo Stefano e anche in luoghi piuttosto lontani da Santo Stefano. Siamo a lavoro per la creazione di un'app dedicata che possa consentire a qualunque visitatore, anche occasionale, che volesse passare dall'autostrada o passare dal nostro comune, di avere direttamente sul telefonino in tempo reale una perfetta, una esatta visualizzazione del luogo, delle bellezze e delle attrattive che il luogo presenta. E anche su questo versante abbiamo sviluppato un'ulteriore iniziativa che è quella della creazione di una card Santo Stefano da offrire a quanti vorranno venire a visitare, a quanti visitatori delle scuole vorranno venire a visitare il nostro comune, una card che mette insieme la disponibilità degli operatori turistici, quindi i proprietari dei B&B che per la prima volta nella loro storia sono riusciti a fare squadra e quindi presentarsi sotto un unico nome e offrire sotto un unico brand una opportunità in termini di potenzialità ricettiva superiore ai 100 posti letto, importante e significativa, e anche insieme agli operatori del B&B, i titolari di ristoranti, di trattorie, che vogliamo convenzionare e legare attraverso la possibilità di offrire al turista non solo un menù a prezzo contenuto e convenzionale al turista che ha il biglietto Expo, ma anche diciamo, a un prezzo unico in modo tale da evitare situazioni di concorrenza che sicuramente finirebbero per snaturare diciamo, il senso stesso dell'inizio. Un menù che mette insieme al suo interno, oltre alle caratteristiche a cui sto facendo riferimento, anche e soprattutto l'utilizzo di prodotti a chilometro zero. E da questo punto di vista a chilometro zero, quindi la carne locale, il pescato locale, i formaggi locali, l'olio locale, l'olio locale, tutto ciò che rappresenta il territorio e che in quanto tale
se si concentrano in più direzioni, rischiano, come dire, di non produrre l'efficacia che tutti ci aspettiamo, probabilmente gli studenti sovrapposti che si sono proposti ciascuno in proprio, anziché come dire, rafforzare l'obiettivo, a mio parere lo indeboliscono, perché lo stesso nostro comune che ci sta proponendo in maniera massiccia in tutte le direzioni, noi ci auguriamo, da questo punto di vista diamo disponibilità di fare uno sforzo aggiuntivo di concentrazione, perché gli obiettivi non devono essere di carattere formale, ma devono essere di carattere sostanziale. Abbiamo notizia da quello che ha detto la Giunta che c'è una partecipazione corale anche di tutti gli istituti, l'obiettivo in senso è quello di conseguire gli obiettivi in maniera efficace, ecco, e di non dire solo partecipiamo in più direzioni, in quattro direzioni, ma stiamo raggiungendo obiettivi efficaci. Quindi, da questo punto di vista il Consiglio Comunale offre la propria disponibilità di tutti i consiglieri comunali, come dire, a dare una mano, perché tutti e cinque gli obiettivi possono essere conseguiti in maniera efficace e, come dire, e ci auguriamo produttiva. Io sono stronzato il dibattito, ma siccome l'argomento è interessante, tutti siamo indirizzati a non sbagliare né un passaggio, come dire, né un contributo, allora magari in maniera più o meno virtuale interveniamo più poco. I colleghi consiglieri della minoranza che hanno proposto la formulazione hanno ascoltato le posizioni dell'amministrazione e possono chiedere, come dire, di parlare. Poi chiedo anche qualche altro piccolo, diciamo anche qualcosa prima di passare alla parola.
l'area di ingombro come fatto, quanto per in che periodo ci deve stare e anche cosa serve. Quindi noi a oggi non lo sappiamo. Noi abbiamo detto, volete i tavoli, vi mandiamo, siamo disponibili a portare, ci sono 11 carte, 11 tavoli di ceramica, quindi significa che o gli associati del consorzio o 11 artigiani si proporranno con il proprio tavolo. La mattina è prevista nella scaletta che ci ha dato il parco il momento della colazione, che viene realizzato utilizzando i prodotti tipici dei metodi, quindi limoni, tutto questo qua, e noi ci siamo proposti per servirla nelle ciotole, cose fatte dalle artigiani. Quante ce ne vogliono? Ce ne vogliono 600 per ogni mattina. Quindi 6 mattine ce ne vogliono 5.600. Ogni separato. Se questo problema non lo riusciamo, dico, per poterci trovare... Certo, questo ve lo giriamo. Siamo disponibili a mettere 100.600 ciotole. Servono 4.000 piatti. Siamo disponibili. Dobbiamo fare una ripetizione tra gli artigiani. Thank you.
riuniti a parlare in assessorato e hanno deciso con la loro che gli elementi simbolo che rappresenteranno tutta la Sicilia sono il pannello, la pescheria, tutte queste cose. È chiaro che in queste cose ci sono due modalità: o vengono, diciamo, nella loro realizzazione spesate per quanto riguarda la parte relativa ai costi, quindi fatturati direttamente ai GAC, o l'altra ipotesi, quella molto più probabile e molto più accessibile, di cui abbiamo discusso l'altra sera, che i GAC li acquistino queste cose che diventano, diciamo, proprietà dei GAC e poi potranno essere ricollocate a fine manifestazione in uno dei comuni tranquillamente può. È chiaro però, è evidente, e di questo
dal 30 di luglio al 30 di agosto al 6 di settembre, quando l'Italia e la Sicilia verranno rappresentate dai e quando contemporaneamente Expo sarà meta della visita di tutti i capi di Stato dei paesi partecipanti a Expo. Quindi è quello il cuore della manifestazione, poi ci saranno le televisioni di tutto il mondo, le state giornalistiche di tutto il mondo, ci sarà insomma il mondo dei media presenti a Milano. Il padiglione della Sicilia, non so quanti hanno avuto modo di vederlo su internet, io sono andato a vederlo di presenza perché i cantieri non distano molto da dove normalmente vado a Milano, quindi sono andato a visitarlo. È nel posto più strategico, è nel laghetto, di fronte al laghetto che c'è all'interno della Expo, l'altra sponda del laghetto c'è il padiglione Italia. Per andare al padiglione Italia, che sarà in questo trattandosi di food e di cibo in assoluto quello più visitato, si deve obbligatoriamente attraversare e passare dal padiglione Sicilia. Quindi una posizione di visibilità estrema, e ecco perché noi dobbiamo essere presenti con il massimo dello sforzo che possiamo fare. Gli oggetti, la partecipazione fisica, i video, il materiale divulgativo e informativo. Come? Sono fondamentali. È chiaro e evidente che laddove dovesse richiedersi uno sforzo di natura economica, non per fare parte amministratore, io per primo a venire all'ultimo, ma per consentire ad artigiani e lavoratori economici, o per consentire il trasporto, ringrazio il Presidente del Consiglio per la possibilità che il Consiglio Comunale ha offerto, ma è una disponibilità che incrocia anche un sentimento e una volontà forte da parte della presidenza. Quando parliamo, Presidente, di programma, di data, di programma definitivo, ci troviamo sempre a quel famoso 15 maggio. Sì, perché si parte da là. Teniamo presente questo video. La raccomandazione che sentiamo tutti è quella di non partecipare da paesani, ma partecipare di un paese di storia e perché non anche per questo. E di non considerare questo
partiranno dalla regione Lombardia, che sono finita a metà maggio, per poi passare agli altri. Fino a quando? Per questo non sappiamo gli spazi. Noi non sappiamo le altezze, non sappiamo gli spazi che avevano situazioni non solo loro, ma che avevano situazioni tutti. Non sappiamo i costi, non sappiamo, non abbiamo potuto sapere, anche se il sindaco più volte ha cercato in qualche modo di poter attingere a tutte queste cose, non sappiamo quali sono le cifre di preventivamento e precedente. Ecco perché il nostro progetto, anche se ampio, poi non è detto che sarà risolto. Un esempio che voglio fare, che mi ha confrontato sé, è che l'idea della vigna, che a me si può che piace, aveva uno scopo che era quello di essere presente, non come tutti gli altri. Faccio un esempio: se si va a partecipare alla fiera, una fiera della birra, e c'è un edificio nazionale importante, se accanto c'è il birra Santo Stefano, non la guarda nessuno perché tutti vanno all'altro. La nostra idea era quella di portare questo simbolo grande della vigna, da mettere non dove si espongono tutti gli altri, ma per esempio metterla nel giardino fuori, in modo che tutti che entravano, quando andavano a guardare le altre cose, non avevano scarpe le altre cose, potevano avere questo. Non abbiamo mai potuto sapere se c'è uno spazio esterno, non abbiamo potuto sapere l'altezza degli interpiani, non abbiamo mai potuto sapere tutte queste cose. Questa è stata una delle grosse difficoltà che abbiamo avuto. Per cui abbiamo dovuto, abbiamo messo su carta tantissime idee, non tutto sarà possibile portare a realizzare. Bella, secondo me, è l'idea del Lombardia. Certo, non è un salto facile, un salto facile, però adesso, mentre voi parlate, ci stiamo scrivendo due parole che forse che potrebbe essere di registrare il nostro Andrea con un sottofondo di un mercato palermitano. E poi, esatto, metterlo in sottofondo alla pescheria mentre le persone passano, come così fate in segno, così fate per creare un po'. E questo potrebbe essere giusto. Però io ma penso che ci stiamo facendo delle cose, non possiamo dire questo. Perché, faccio un esempio, noi abbiamo preparato delle quinte, noi abbiamo pensato non solo di portare questo diente, ma abbiamo pensato che di non lasciare grigie le quinte lo spazio con lo fisico che non lo citano. Se loro ci danno un 4x4, non vogliamo portare questi pezzi e lasciare grigio il resto, vogliamo addirittura che questi siano decorati. E l'abbiamo fatto allora i ragazzi del liceo artistico, che hanno preparato anche dei fossetti disegnati, sono stati da loro stessi ripresi, rielaborati nella sezione grafica e fatte le quinte, che poi come abbiamo stato fatto. Noi fisicamente ad oggi non sappiamo, le quinte saranno da 80 o meno. Meno 2015, quindi abbiamo i file in tasca, non li possiamo salvare. In realtà, ultimamente un pochino le cose si stanno diciamo che all'inizio la difficoltà reale è stata all'inizio di farmi iniziare un progetto senza sapere niente. Cioè, noi abbiamo buttato giù il progetto all'inizio, abbiamo iniziato a lavorarci a gennaio, abbiamo buttato all'inizio il progetto giù senza sapere nulla. Noi abbiamo buttato giù delle idee facendo dividendo il progetto come un po' è stato detto, cioè, quello di essere rapidissimo. È stato diviso in due, quindi Santo Stefano in cosa, no?
di ceramica per i vari negozi, con degli, offrendo degli sconti. Questo potrebbe essere un altro luogo di distribuzione, potrebbe essere per esempio il museo della ceramica, può essere un incentivo sia alla visita del museo che alla, a spendere nel negozio, perché se tu dai la carta e dici guarda, i negozi ti danno 12% di sconto, già non è un incentivo. Che offrono un soggiorno da due che rimane più giorni. Sì, ogni due notti danno una terza notte gratis. Sì, la terza notte gratis sono i due notti, questo per incentivare a passare di più a Santo Stefano. Abbiamo pensato di fare dei workshop a Santo Stefano che riguardano sempre la ceramica, sia per la ceramica d'acqua, ma anche la decorazione e il tornio, che sono delle cose che comunque attirano le persone. E questo è lo stesso motivo per cui porteremo decoratore e torniante a che ci hanno dato il palco live disponibile, quindi avremo decorato elettroniente dell'Expo. Tra l'altro ci hanno anche chiesto di produrre dei video in HD e ne stiamo facendo.